Ciao a tutti, io sono Enzo di Family Review. In questo video oggi cercheremo di dare alcuni consigli utili su come scegliere il miglior ozonizzatore per le proprie esigenze. Sulle domande di cosa sia un ozonizzatore o un generatore d'ozono o l'ozono stesso, con tutti gli annessi e connessi, vi rimando ai miei video fatti in precedenza, che potete vederli cliccando qui in alto sulla vostra destra. Un ozonizzatore in pratica è uno strumento che permette una sanificazione profonda dell'ambiente in cui viene adoperato, con l'eliminazione di allergeni, fumi, odori sgradevoli, batteri, virus e funghi, ma va usato bene e con le dovute precauzioni per fare in modo che si possano avere tutti i benefici dell'ozono, evitando invece i rischi. Il segreto per utilizzare al meglio questo utile strumento consiste nella perfetta conoscenza del suo meccanismo di funzionamento, oltre al fatto che, come è evidente, sarebbe opportuno puntare sempre su prodotti di qualità e soprattutto certificati. Questo video ha lo scopo di aiutare chi è in cerca di un generatore di ozono, cercando di indicare le principali caratteristiche e funzioni dei vari ozonizzatori. Dopodiché resta a voi scegliere quello che fa più a caso vostro. Ma come scegliere un ozonizzatore? Prima di comprare un ozonizzatore vanno considerati e valutati due aspetti fondamentali, e cioè la potenza della macchina rapportata in relazione allo spazio in cui questa deve operare. Consideriamo un generatore di una potenza di 1 grammo/ora, cioè 1000 mg/ora, con una superficie da trattare di circa 10 m3 ad una temperatura di 20 gradi centigradi, necessita di un trattamento di circa 30 minuti. Cercando di rapportare questo valore ad un ambiente domestico, diciamo con un generatore sempre da 1 grammo/ora, ad una temperatura sempre dei 20 gradi, per trattare una superficie di un salone medio, circa 6 metri x 6 x 2,80 metri di altezza, quindi intorno ai 100 metri cubi, occorreranno circa 300 minuti, cioè 5 ore. Ma in concreto, vediamo quanto costa un ozonizzatore. Ovviamente il prezzo di mercato di questi strumenti scaturisce da molteplici fattori, essenzialmente legati alla qualità della struttura, nonché dei materiali utilizzati e dalle prestazioni che essi sono in grado di offrire. Ultimamente però è entrato in gioco un'altra variabile, e cioè una forte richiesta di queste macchine, che ha fatto lievitare non di pochi prezzi. Vi sono poi modelli che, oltre a purificare l'aria, purificano anche l'acqua. In conclusione, di ozonizzatori sul mercato ce ne sono per tutti i gusti, esigenze e tasche, ma bisogna valutare con attenzione il tipo di prestazione che da essi si intende ottenere per non rischiare un acquisto che potrebbe rivelarsi non solo inutile, ma addirittura dannoso. In generale, dopo aver acquistato l'ozonizzatore, adatto alle vostre esigenze, per un uso corretto e duraturo, vi dovete attenere sempre a quanto riportato sul libretto di istruzioni in dotazioni ad ogni modello. Poiché un uso inappropriato e sconsiderato dell'oggetto in questione potrebbe essere pericoloso. Prima di vedere i generatori di ozono da vicino, volevo fare una parentesi in quanto il governo, con il decreto legge 18 del 17 marzo 2020, ha incentivato la sanificazione degli ambienti di lavoro con una misura del 50% delle spese, un credito d'imposta per tutto il periodo del 2020. Iniziamo subito a parlare di alcune macchine che ho selezionato per voi. Queste che vi farò vedere adesso purtroppo non hanno le dovute certificazioni, o almeno non le hanno riportate nella descrizione. Ricordiamo che, secondo il mio punto di vista, uno dei primi parametri per poter acquistare un generatore è che questo deve avere almeno la marcatura CE, cioè la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive del regolamento europeo. Questo per me è il parametro essenziale per poter acquistare un generatore di ozono. Quindi vi farò vedere una carrellata veloce di questi prodotti che purtroppo hanno un costo contenuto, ma non hanno le dovute certificazioni. Iniziamo invece adesso con il primo generatore che, secondo il mio punto di vista, è consigliato. Questa macchina ha una doppia certificazione. Oltre ad avere il marchio CE, ha anche il marchio ROHS, che sono in pratica altre normative europee che impongono delle restrizioni su determinate sostanze pericolose in fase di costruzione delle apparecchiature, che siano sia elettriche che elettroniche. Questo generatore, secondo il mio punto di vista, per uso domestico o piccoli ambienti, va più che bene. Abbiamo un'erogazione di 3500 mg/ora di ozono e il prezzo è anche abbastanza contenuto. Un'altra cosa a favore è che risulta disponibile. Un'altra macchina che vi consiglio è questa, che è molto simile a quello di prima, ma con un costo leggermente più alto. Anche questa ha una disponibilità immediata. Poi passiamo ad un'altra macchina, anche essa marcata CE, che ha un'erogazione di 3000 mg/ora.
con un costo ancora più elevato, per poi passare a questa, anch'essa certificata, con un'erogazione di 10.000 mg ora, che, secondo il mio punto di vista, ha un costo abbastanza contenuto per la potenza di erogazione. Quest'altra macchina invece eroga 15.000 mg ora. Abbiamo anche in questo caso una doppia certificazione, marchio CE ed ROHS. Ovviamente queste macchine, avendo un'erogazione di ozono abbastanza elevato, è ovvio che sono consigliate lì dove gli ambienti da trattare sono più ampi. Abbiamo poi questo generatore da 20.000 mg ora. Quest'altra macchina invece non ve la consiglio più di tanto, perché per soli 20 euro di differenza prendiamo una macchina che ha il doppio di erogazione di ozono. Per chi volesse rilevare la presenza di ozono in un ambiente, esiste quest'ottimo misuratore ad alta sensibilità e precisione, che monitora i ppm con una funzione di allarme quando la concentrazione del gas raggiunge un determinato valore preimpostato, 2 ppm, emettendo un suono di allarme e un allarme luminoso. Ha poi un display LCD dove è possibile leggere il valore di concentrazione del gas in tempo reale e ha un'autonomia con la sua batteria interna di 12 ore. Per quanto riguarda la parte online, queste sono quelle che ho potuto selezionare, che secondo il mio punto di vista rispecchiano quantomeno le normative in materia di sicurezza. Ho contattato poi varie aziende in Italia che si occupano di sanificazione con ozono e tra le tante ne ho selezionate due che sembrano essere molto professionali. Voglio precisare che non ho nessun contratto o quantomeno nessun tornaconto da queste aziende. Queste aziende offrono, oltre alla possibilità dell'acquisto, anche la possibilità del noleggio, che secondo il mio punto di vista è un'opzione da valutare. Iniziamo con la prima azienda. Ci propone questo sanificatore modello mini, 5 grammi ora. Molto piccolo. Passiamo poi al modello Sanicar per automezzi e piccole stanze, con una produzione di ozono di 5 grammi ora. Abbiamo poi quest'altra azienda che, diversamente dalla maggior parte dei sanificatori in commercio, è dotata di un sistema sicuro, cioè un dispositivo che al termine del programma cattura l'ozono residuo e lo converte in ossigeno, permettendo di tornare alla normale attività all'interno del locale in tutta sicurezza e in tempi molto più bassi. Adesso vedremo tre modelli principali che questa azienda commercializza. Il primo è questo generatore SaniMed 80, che ha una produzione di ozono da 5 grammi ora. Poi vediamo quest'altra macchina, che è un generatore Sani Plus, con una produzione di ozono di 10 grammi ora. Infine, questo generatore, Sani Water Plus, con una produzione di ozono in aria di 10 grammi ora e una produzione di ozono in acqua di 1 grammo ora. Da come abbiamo potuto vedere, risulta possibile portare a casa un ozonizzatore di buona qualità certificato a prezzi abbastanza accettabili. Io con questo video ho concluso. Se ci sono delle domande, potete chiedere nei commenti. Sono a completa disposizione per qualsiasi vostro dubbio. Io vi saluto. Al prossimo video, un consiglio che vi posso dare è di iscrivervi al canale YouTube e anche al canale Telegram, dove pubblichiamo ogni giorno varie offerte da poter acquistare sul sito Amazon. Grazie e al prossimo video. Ciao!